Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Jul e oggi siamo tornati su Dissidia Opera Omnia. Oggi vi porto finalmente un video dedicato a uno degli eventi del gioco e in particolare alla co-op di Thancred, ovvero la co-op iniziata letteralmente ieri, che fondamentalmente ci permette, come tutte le co-op uscite per ora nel gioco, di ottenere il personaggio limitato Thancred, personaggio di Final Fantasy XIV, e contemporaneamente, tramite l'accumulo di punti, di diciamo guadagnarci altri premi come biglietti per pullare, punti di sidia, eccetera, eccetera. Allora, che cosa voglio trattare in questo video? In questo video voglio trattare un personaggio in particolare, ovvero Cecil. Cecil non è un personaggio che mi piace particolarmente, non è un personaggio dal playstyle così incredibile, impressionante in generale nel gioco, ma è un personaggio che in occasione delle coop diventa veramente, veramente, veramente interessante. E il motivo è che Cecil è in grado di avviare la chase all'interno della partita quando vuole lui. Usando parole più semplici, Cecil è in grado di lanciare i boss quando vuole lui, appunto. Quindi ha il totale controllo del lancio dei boss, dettaglio che lo distingue per esempio da un Layle. Layle non ha ancora il controllo del lancio, per cui per ora Cecil è il miglior lanciatore del gioco. Supera Cloud perché ha più usi della sua abilità per lanciare e supera Layle per il motivo che vi ho già detto. E che cosa vuol dire lanciare il boss nelle coop? Lanciare il boss nelle coop significa risparmiare tanti 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 turni e quindi arrivare a fare dei punteggi veramente stratosferici, perché si concludono partite anche discretamente difficili come quella contro il Kraken, appunto della coop di Thancred, in anche meno di 10 turni. Allora, vi faccio vedere Cecil. Il motivo per cui Cecil è forte nelle coop è questo qui. Si chiama Valiant Blow ed è la sua seconda abilità, che è un'abilità che gli permette appunto di fare tre colpi Brave e di avviare la chase. Su come si avvia la chase, ne parleremo quando vi farò vedere appunto in azione il Cecilio, perché la chase è un argomento facile, ma che bisogna capire bene, altrimenti un Cecil giocato male è praticamente un personaggio che non fa niente. E considerando che lui ha un unico scopo, che è appunto quello di lanciare, e che per il resto non credo di aver ancora visto dei Cecil veramente pesantemente investiti, sarebbe il caso che tutti quelli che giocano Cecil imparino ad usarlo. E questo video in particolare spero che sia di supporto per i giocatori italiani che decidono di addentrarsi nel magico mondo dei lanci. Allora, Cecil, come arma potete giocare quello che volete. Io adesso sto giocando la sua 35 CP che ho trovato a fortuna da un ticket, ma prima di giocare quest'arma giocavo tranquillamente la sua spada a 4 stelle, max limit breakata e portata a 5 stelle. Funziona benissimo uguale. È vero che Claw of Darkness dà un bonus al Valiant Blow, ma è un bonus unicamente di danno e a noi non interessa fare più danni con Valiant Blow, a noi interessa tirarlo con il tempismo, giusto? Come armatura io su di lui gioco la Dark Armor, che è la sua armatura a 4 stelle, me ne manca una per limit breakarla, mi dà 35 CP che vanno più che bene. Abilità passive, a voi interessa attivarne solo due, che sono Mighty Valiant Blow, questa qui la dovete attivare per potenziare Valiant Blow, e soprattutto Charged Valiant Blow, che vi regala un uso in più di Valiant Blow. Importantissima. Dovete attivare queste due abilità. E basta. Per il resto potete fare quello che volete, potete giocare l'arma che volete, l'armatura che volete. L'importante è avere queste due abilità, portarlo al 50 di livello e al 50 di cristalli, in modo da renderlo il più grosso possibile. E basta, siete già pronti ad andare nelle coop e a far vedere le vostre abilità di giocatore di baseball professionista. Adesso faccio un taglio, cerco una coop e vi faccio vedere Cecil all'azione. Ok, eccoci qua in una coop. Questo non è un team perfetto perché Vincent non è uno dei personaggi migliori, la formazione migliore per questa coop è senza dubbio doppio Cecil più Squall. Però a me adesso non interessa fare punti, mi interessa farvi vedere che cosa sa fare Cecilio e soprattutto quando è che si usa Valiant Blow. Allora, Valiant Blow bisogna utilizzarlo quando dopo Cecil entrambi gli altri personaggi hanno un turno. Come in questo caso, vedete che dopo il mio Cecil attaccano Vincent e Lightning.
Questo significa che se io adesso utilizzo Valiant Blow, il boss sarà sbalzato all'indietro ed entrambi gli altri personaggi che giocano con me avranno un turno bonus. Vi faccio vedere. Uso Valiant Blow, la Chase si attiva e sia Vincent che Lightning hanno appunto un turno regalato. Qui Vincent ha clamorosamente cileccato perché bisognava assolutamente usare doppio colpo HP, perché quando si lancia un boss e lo si colpisce con un colpo HP, il boss subisce dei danni in più per lo sbalzo contro il muro. Anche in questo caso, come vedete, ci sono entrambi i personaggi dopo di me, per cui riutilizzo Valiant Blow e regalo di nuovo due turni bonus. E che cosa significa regalare turni bonus? Significa fare dei danni in più e soprattutto significa accelerare le evocazioni, perché ogni singolo colpo tirato in seguito a una chase potenzia le evocazioni esattamente come un colpo normale. Ricordatevi sempre di questo dettaglio perché è importante. Ora Lightning può già usare Sylph, che noi utilizziamo e sfrutteremo per fare un bel po' di danno. Adesso faremo tre turni con colpi HP, che è cosa buona e giusta, perché comunque i danni diventano parecchi. Qui anche Vincent deve fare colpo HP, ok, bravo signor Denevil. E qui, come vedete, siamo a turno 8 e già il boss si è preso un bel po' di danno. Senza doppio sessile è impossibile fare, diciamo, i punteggi miracolati. Qui Vincent ha cileccato. Ok, il giocatore che sta usando questo Vincent non è molto bravo, lo devo dire. Lo state vedendo, ha sbagliato il tempismo già due volte. Qui vado di Valiant Blow perché regalo un turno a entrambi. È tutta una questione di tempismo quando si gioca Cecil, perché il tempismo è chiave per riuscire, ok, qui non ho capito perché, vabbè, qui ci stava a fare anche danno brave effettivamente, qui ritiro quello che stavo per dire, qui non hanno fatto un errore. Vai Cecil, usa, va bene, Limwar Shot, va bene. E quindi sì, quando giocate Cecil dovete stare attenti al tempismo, mai tirare Valiant Blow in una situazione in cui non avete la possibilità. Ecco, questo è un caso dubbio. No, non lo tiro. È un caso dubbio. Sì, stavolta Denevil hai ragione, qui non bisognava tirare Valiant Blow. Avresti dovuto evocare prima. Comunque, mai utilizzare Valiant Blow quando dopo di noi non ci sono due turni degli altri personaggi. Mai utilizzare Valiant Blow se dopo di noi c'è solo un turno del boss, perché ci limiteremo a sbatterlo contro il muro, ma non si attiverà la chase. Utilizzatelo sempre e solo quando, dopo il turno del vostro Cecil, anche gli altri due personaggi hanno il turno. Ecco, vedete? Se in questo caso utilizzassi Valiant Blow, non si attiverebbe la chase, perché dopo di noi gioca il boss. Per cui mi limito a usare Darkness, in modo da caricare. Qui purtroppo Lightning si becca stonera e purtroppo Vincent non riesce a chiudere. Qui è costretto a usare Brave Attack. Per favore usa Brave Attack, altrimenti rischiamo di perdere. È molto cattivo questo Kraken, non fatevi breakare. E adesso invece direi proprio che chiudiamo, per cui sbaraboom, chiudo io, dico good game, ringrazio con la mia tifa. E questo è un esempio di Kraken buttato giù in pochi turni. Si può fare anche di meglio, ma se consideriamo che il mio Cecil non è bonus e non è particolarmente allenato, io dico che 12 turni è un ottimo risultato. Come vedete, il mio record è di 149.142 punti, record ottenuto facendo 7 turni, quindi abbiamo fatti 12, però comunque 78k mi sembra un ottimo risultato. E questo è il modo di giocare Cecil. Adesso vi faccio vedere un'altra partita in modo da darvi un altro esempio dell'utilizzo di Cecil. Allora, adesso vi faccio vedere un altro esempio di coop, questa volta con due DPS tra i più forti dell'intero gioco, ovvero due dei personaggi. Oh, Xeldain. È curioso perché questa coop la sto facendo con il mio moroso. Xeldain è il mio moroso che sta giocando Squall. Ci siamo trovati completamente a caso online, molto divertente. Comunque, vi faccio vedere cosa succede a giocare con due DPS e soprattutto approfitto di questa coop per dirvi invece come si gioca con Cecil. Per ora abbiamo parlato dell'uso corretto di Cecil, ma, e parlo a voi che giocate i personaggi offensivi e vi trovate Cecil in squadra, dovete però assecondare il suo playstyle, ovvero regola numero 1, questa ve l'ho già detta: se Cecil vi lancia e voi avete, oh perfetto, ottimo spot per Valiant Blow, ecco, in questo caso lo dico, io li ho lanciati, loro hanno un minimo di HP caricato, in questo caso si fa doppio colpo HP sempre, perché sbalzando il boss contro il muro otterrete un bonus di danno. Infatti qui
sia Xeldine sia Combo sono stati molto bravi. In questo caso, purtroppo, se faccio Valiant Blow, faccio attaccare solo Seymour, per cui questo non è un bello spot per il Valiant Blow. Questo è un vero peccato. Lo faccio? No, è un brutto spot, qui devo fare Brave Attack. Questo è stato un notevole colpo di sfortuna a livello di turn rate, perché ho letteralmente buttato via un turno, vabbè. Comunque sì, questo è il modo corretto di sfruttare il Valiant Blow di Cecil. Se avete, diciamo, la barra Brave carica, scaricate subito, subito, subito. Se invece è proprio scarica, scarica, chiaramente usate colpo Brave, ma è sempre meglio fare, ecco, anche in questo caso purtroppo abbiamo usato. Qui abbiamo dei problemi con le tier di speed, perché evidentemente Cecil e Seymour sono molto simili. Purtroppo non abbiamo ancora attivato le evocazioni, questo è un problema. Qui devo usare Darkness. E spero vivamente di sopravvivere a questo colpo. Sono sopravvissuta, ok, Seymour evoca, evoca, ti prego. Evoca! Evoca assolutamente, ok. Adesso posso iniziare a parlare. È stato un inizio di partita un po' turbolento. Poi, cosa si fa con Cecil? Con Cecil si è aggressivi. Se giocate con Cecil sappiate che non vi potete permettere un playstyle conservativo. Cavo, tu fai HP attack, bravo. Bravo Dani. Io qua scarico. Scarico perché comunque dopo inizieremo ad utilizzare le vocazioni e devo assolutamente fare dei danni in più. Bravo signor Combo. E quindi sì, ricordatevi di essere aggressivi. Di essere aggressivi perché Cecil vi regalerà sempre dei turni in più non previsti. Per cui ricordatevi di questa cosa e sfruttatela a vostro piacimento. Adesso straevoco e li lancio tutti e due. Vedete di nuovo che hanno la barra Brave carica. Adesso li lancio, avverto che devono fare HP attack. Se siete dei giocatori di Cecil e non conoscete le persone con cui giocate, ricordatevi di usare i Muguri per consigliare le mosse, perché è cosa buona e giusta. Ecco, come vedete l'abbiamo sbalzato e gli abbiamo fatto dei danni in più. Adesso Seymour, l'importante è che si carichi la barra Brave, quindi per quanto mi riguarda può usare Chainspell come un attacco Brave normale. Magari poteva anche arrischiarsela e partire di Lanes of Atrophy, ma qui sono scelte sue. Qui può andare addirittura di HP attack. Sì, se lo può permettere, bravo. E qui ci starebbe anche un bel Renzo Kuchen. Infatti lo dico al mio amore. Bravo Danielino, bravo. Beh, il mio ragazzo, diciamo che chi ha seguito i miei ultimi video di Dissidia lo conosce, perché in particolare nell'ultimo video abbiamo fatto una pool battle. Lui sa giocare abbastanza bene, anche perché abbiamo imparato insieme. Abbiamo imparato insieme e gli ho fatto vedere io bene o male come si gioca a Cecil, per cui lui sa cosa deve fare. Infatti direi che questo sia un bel GG, lo dico già. Direi che chiudiamo con 15 turni. Si può fare di meglio, abbiamo avuto dei problemi all'inizio, ma è comunque un ottimo risultato, considerando il fatto che, appunto, non stiamo giocando dei personaggi bonus. Ottima partita, molto bravi tutti e due. Lancio il segnale a Daniele del nostro amatissimo Kefka, che ci dobbiamo sempre spammare. Spero che si sia accorto che stava giocando con me. Secondo me non se n'è accorto, adesso gli scrivo e glielo chiedo. 63.000 punti, un pochino meno di prima perché ci abbiamo messo di più, ma comunque un ottimo risultato. Riassumendo quindi l'intento di questo video, avete dei problemi a fare dei punteggi alti nelle coop? Non avete i personaggi bonus di una data coop e non avete voglia di pullare? Vi siete accorti che il boss della suddetta coop, come in questo caso il Kraken, è abbattibile con un playstyle aggro? Allora la soluzione, se riscontrate tutti questi fattori, è una sola. Giocate Cecil, ragazzi. Giocate Cecil con l'arma che volete, non è necessario avere la 35 CP, non è necessario avere una delle sue armi, l'importante è dargli uno spadone, possibilmente di livello alto, giusto per fare più danno possibile e cercare di breakare di Valiant Blow, ma vi assicuro che se incontrate un player che sa giocare e vede che giocate Cecil, lui sicuramente vi accetterà in squadra. Ultima raccomandazione, giocate Cecil, a meno di casi particolari in cui Ifrit è ammettibile, date la precedenza alle evocazioni veloci, per cui Chocobo o Sylph, perché Cecil funziona benissimo con queste evocazioni in particolare. Fatta eccezione per le coop, dove invece i boss sono molto paccuti ed è difficile batterli in poco tempo. Lì è meglio usare Ifrit, perché comunque lanciate, caricate e utilizzate Ifrit.
E niente ragazzi, questo è tutto. Io chiederò assolutamente il permesso di rendere questo video pubblico anche sulla pagina Facebook ufficiale di DC di Opera Omnia Italia. Vi lascio il link al nostro gruppo in descrizione. Aggiungetevi assolutamente se volete consigli sul gioco e se volete conoscere comunque questa bella community italiana che si sta creando. Se il video vi è stato utile, fatemelo assolutamente sapere nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi se i miei contenuti vi interessano. D'ora in poi cercherò appunto di portare molti più contenuti dedicati a Opera Omnia. Da Giulia è tutto, io vi saluto, buona fortuna con le Pools e buona fortuna con questa coop. E se ci dovessimo incontrare online, sappiate che il mio nick è Mogu Julie. Buon game a tutti e ciao!